This is heaven. Siamo arrivati a febbraio, se non sbaglio. No, dov'è che siamo arrivati? Vediamo un secondo il calendario. Secondo me no. Dove siamo arrivati? Sì. Allora, ragazzi, siamo arrivati a febbraio, 7 febbraio 2027. Abbiamo appena perso 3-0 col Milan, non c'erano dubbi. Adesso però cerchiamo di affrontare le prossime 4 partite col piglio giusto, perché ci giochiamo la Coppa Italia e il campionato. Qua abbiamo Napoli-Sassuolo, avremo la Juve che sarà praticamente imbattibile. In Coppa Italia abbiamo l'Inter, gara secca. Dopo di questa si andrebbe alle semifinali, che sono andate e ritorno. Quindi questa è la partita più difficile del nostro percorso in Coppa Italia, perché le finali si motivano da 6 giocatori durante le finali, quindi andremo sicuramente carichi. E durante le semifinali, tra andata e ritorno, avremo tempo anche di fare errori e rialzarci, mentre invece se caniamo questa partita siamo fuori. E siccome siamo agli sgocci di questa carriera e vorremmo regalare un titolo a coronare questo bellissimo viaggio che già ha avuto comunque dei bellissimi traguardi, come aver vinto la Serie B, essere andati in Serie A, aver fatto il progetto Giovani Italiani, aver rifatto lo stadio, no, essere riuscite ad arrivare in Europa League, tutto quanto, però un trofeo sarebbe veramente un bellissimo regalo che ci potremmo fare. Quindi la prossima gara è già subito definitiva e la andiamo a giocare subito. Qua arrivano i resoconti di Onana, che qua ha lo Schalke, bel giocatore. Vediamo qua se ci sono dei giocatori che ci possono interessare, ma ormai direi che dado è tratto, nel senso che siamo arrivati ormai quasi al sesto anno, è normale che adesso tutti i giocatori sono un po' a caso. Allora, saremo a San Siro, quarti di finale, con Grönbeck, Jackson, Ferrari, Evander, Ugrinic, Rizzo, 80, Manuf, Okoli, Casale, Bellanova, Parkin, Shalai è un po' stanco, metto l'uomo di coppa, Binks, insieme a Pelmard come jolly. Poi ci portiamo Ranocchia e Medina, sono pienamente d'accordo. Qua comunque tengo Parkin e lasciamo fare l'Europa League a Perin, anche se Perin potrebbe illuminarsi in queste partite, solo che ha lucidità zero. Non so chi mettere tra lui e Perin. E mettiamo Ferrari, Jackson, Green, e gli altri sono a posto. Allora, mettiamo Matthew Spear, perché effettivamente se fosse chiamato Matthew Spear, oggi non avremmo dubbi su chi far giocare. Quindi gioca partita Inter Como, l'Inter si schiera con il nostro ormai conosciutissimo Schick a fianco di Scamacca, sulle ali, come gioca tra l'altro già Inzaghi, Summerville e Velasco, ok? E poi abbiamo Meglier fra i pali, Ordoñez, Consa e Pirola, questo è un trio di difesa notevole, eh? Rice davanti alla difesa col capitano, Wirtz che sì. Insomma, squadra strana, questa è una partita importantissima, giochiamo e andiamo a vincere, ragazzi, forza. Para Perin, entrata in scivolata rischiosissima, e parte Grönbeck, è partito, ragazzi. Quando pensi a Grönbeck non ti viene mai in mente velocità, e invece è una sua grande caratteristica. Mamma mia, Consa fa un miracolo difensivamente, ma stava partendo già Jackson. Rizzo, Grönbeck fuori, brutto questo tiro, non me l'aspettavo da Grönbeck. Ripartiamo da zero, forza. Dai, sfruttiamo le fasce, ragazzi, è una difesa 3, non possono essere ovunque. Rizzo, dai, lui non sbaglia mai. Il cross dentro, Ferrari! Anticipato, Grönbeck. Sarà una partita veramente molto fisica e aggressiva, Velasco. Devono. Gol, 1-0 per l'Inter, siamo fuori dalla Coppa Italia. Quando hanno battuto corto, ho detto, va in rete sta palla, va benissimo, 1-0 per loro. Largo di là. Oh là, facciamo gioco, dai. No, no. Mi avrebbe fatto sbagliare anche se fosse stato chiunque lì. Devo darla in mezzo e fare il gol della merda. Perché ho tirato? Non mi fa segnare. Devo segnare a porta vuota in ste partite, lo so, e non lo faccio. Miracolo di Meliè, angolo. Rizzo, palla dentro, Ugrio! Miracolo di Meliè, è riuscito a metterci la mano, ragazzi, ve lo giuro su Dio, l'avete visto anche voi. Dai! Cambi. Allora, Okoli al giallo, rischio di prendere il rosso. Allora, dentro Casadei, dentro
Martinelli, no, Grönbeck ce la può fare ancora. Metto Medina per Evander, metto Binks, non la sbaglia. Casadei è partito. Vai Grönbeck, ti prego. Va bene. Sì. Sì. Gol! Gol! Uno pari! Andiamo, ragazzi! Contro tutti siamo! Contro tutti e tutto! Dai! Che cross che aveva fatto lì Casadei per vedere Grönbeck dall'altra parte. Andiamo, dai, forza! Casadei recupera palla. Casadei va sull'esterno. Casadei rientra. Casadei, palla dentro! 2-1! 2-1! Jackson doppietta! 2-1! Subito Rizzo. Li abbiamo saltati, siamo in superiorità. Medina. Tiro. Miracolo di Melier. Cambio. Rizzo un po' in ombra, ma io qua metto Nemeth. Di là. Di là. Martinelli. La può tenere anche la bandierina se vuole, Martinelli. Martinelli arriva in area. Martinelli, il tiro. Attenzione ancora, il tiro. Fuori, fischia la fine. E abbiamo vinto una partita impossibile. 2-1 a San Siro, avanti così, come semifinali di Coppa. Grande partita, grande orgoglio, forza, determinazione. Poi perderemo con la Juve, ma pazienza. Grandi. Venezia intanto tritura 4-1. Il Pisa, mi è sembrato di capire, comunque non importa. Matanovic intanto va dal Barcellona alla Roma. Partita spostata. Sarà Juventus-Como. Ero sicuro, ragazzi, però meglio in semifinale che in finale. Juventus-Como e Como-Juventus. Prima Como-Juventus, poi Juventus-Como per semifinale di Coppa Italia. Sempre così, ragazzi. Tra l'altro ne parlavo con Menzo anche recentemente, che nelle coppe non ti metterà mai poi in finale la più forte, te la fa già beccare prima, per forza. Tanto migliori marcatori ce la siamo dimenticata, ma qua dopo uno straordinario Rashford c'è Jackson con 20 gol. Poi troviamo quinto Casadei con 15 gol. Tra i migliori marcatori. Poi il vuoto alle loro spalle. Però Jackson e Casadei, qualcosa di magico in questa Serie A di quest'anno. Poi miglior assist man è Grönbeck di tutta la Serie A. E secondo Evander. Allora, classifica. Purtroppo siamo quinti, perché il Milan ci supera. Se vinciamo andiamo a 49, possiamo tornare quarti. Ma più che altro il problema è se perdiamo. Se perdiamo ci allontaniamo ancora di più dalla vetta, dal Napoli. Paradossalmente stiamo facendo molto meglio dell'anno scorso, eppure siamo quinti e l'anno scorso ci siamo arrivati con quasi 10 sconfitte, se non ricordo neanche quante. Quindi qua io direi di far rientrare Salah insieme a Okoli, che ha giocato alla fine non tutta la partita. A posto di Rizzo metto Ranocchia, così sono sicuro che oggi sale. Ma andiamo. Beh, ragazzi, azione da manuale del calcio. Bella parata del portiere, angolo. Ancora Jackson. Proviamo di piede debole. Miracolo del portiere, angolo. Dentro per Ferrari. È buona. E arriva il gol di Jackson. Grande Ferrari che la passa in mezzo. Jackson continua la sua striscia positiva di gol. Bravi, ragazzi, se iniziamo a fare questi passaggi. Sbagliavo a farli con R1 più passaggio. Invece va fatto io, faccio il doppio passaggio adesso. Non so neanche se esista, ma sta funzionando. Bravi. Ehi. Questo è aggressivissimo, questo intervento. Ti prego, fammi vedere il cartellino. Ok. Mano, arbitro! Mamma mia! Dal nulla se l'ha inventato! Che gol di Jackson! Dal nulla se l'ha inventato da fermo! Nell'angolino! Ma questo è un gol pazzesco! Un gol alla Drogba! Un gol come non ne vedi più! Davvero attaccante, rivediamo! Pressato, la stoppa, la mette bene sul destro e la mette precisissima dall'altra parte! Il portiere non si tuffa neanche troppo, non se l'aspettava, pensava a Pris sulla sinistra, invece grande conclusione di Jackson. Grönbeck, è una perla di Grönbeck. Questo è un Eurogol di Grönbeck. Mamma mia, 3-0. Mamma mia, ragazzi, il capitano, il roccioso danese,
roccioso, veloce e tecnico, finta di tiro se la mette sul destro e crea una parabola perfetta all'incrocio. Che gol, alieno qua Grönbeck, alieno Grönbeck. Dentro Nemeth, giusto che abbia un po' di spazio, dentro Casadei che ovviamente è il cambio solito. Andiamo per Medina, per Evander, che ho visto Evander ormai un po' sulle gambe, non riesce più a fare tutto il campo, non riesco a mettere due mancini, però 5 stelle piede debole, va bene Binks, e qua per Mard. Once in a million. Vai. Tiro. Gol di Nemeth, 4-0. Si può andare in simulata, ragazzi. È Nemeth? No, è Medina. È Medina. Grande gol di Medina. Gol da attaccante qua di Medina. Era Nemeth che le ha servita. È Medina. Grande gol di Medina. Vai in simulazione. Fischio finale. 19 tiri a 4. 0-4. Risultato nettissimo. Purtroppo la Juve non perde mai. Quindi continuiamo ad essere sempre molto distanti dalla vetta. Non credo che riusciremo a vincere. Comunque continua ad essere il miglior uomo assist Grönbeck. Si parla molto bene di lui. Quindi è un'annata terrificante con la Juve che non perde mai. E noi purtroppo abbiamo fatto 6 sconfitte. Quello c'è da dire. 6 sconfitte non sono poche. In un altro campionato saremmo probabilmente anche secondi con questi punti, ma comunque siamo a meno 3 dal secondo posto, quindi è una gara per il secondo posto. Va bene, andiamo avanti. Allora c'è il Sassuolo. Con Sassuolo però, ragazzi, dobbiamo mettere comunque in campo quelli forti forti, perché sennò non ce la facciamo. Cioè, io vorrei anche mettere gli altri, ma ho paura. La vediamo la situazione adesso dei vari campionati. Classifica. Allora, Serie A l'abbiamo già vista, Coppa Italia saremo con la Juve, poi ci sarà Venezia-Samp, quindi è una finale, per fortuna è una finale andata e ritorno, e se vinciamo con la Juve incontriamo o Venezia o Samp. Una Coppa Italia veramente folle, a noi purtroppo sono toccate sempre squadre molto toste, abbiamo beccato agli ottavi subito il Sassuolo, poi l'Inter, adesso la Juve, e in finale beccheremo o Venezia o Samp. In Europa League stiamo ancora aspettando il turno preliminare, noi siamo passati come primi, quindi comunque ci va bene. Dobbiamo aspettare il turno preliminare. Ora, il Sassuolo è 20esimo, ha fatto solo 16 punti. Quale migliore occasione di questa per batterci? Io direi che qua si può provare ad andare col calendario. Simula. 1-0, vinta 1-0, sappiamo che il Sassuolo, che era ultimo, sempre molto difficile da affrontare. Andiamo avanti e andiamo a giocare con la Juve, anche perché, ragazzi, qua purtroppo andiamo a vedere in ufficio, abbiamo la Juve e poi abbiamo di nuovo la Juve in Coppa Italia. Allora io direi che possiamo giocare con la Juve adesso e poi la Coppa Italia ce la giochiamo giovedì. Grönbeck, Jackson, Ferrari, Evander, Ugrinic, Rizzo, Manhoef, Casale, Okoli, Belanova, Parkin, Nemeth, Casadei, Martinelli, Medina, Ranocchia, Salai al posto di Okoli. Okoli in panchina. Chiarodia intanto, ragazzi, è salito di 3. Chiarodia è come Binks adesso. Vedete tutti a ridere. Chiarodia. Tra un po' è titolare della nazionale italiana. Poi vediamo chi ride. Facciamo così, ragazzi, perché leggo nella chat. Proviamo a fare un cambio. Proviamo a partire con Casadei e a subentrare con Ferrari. Questa è una novità destabilizzante. Loro hanno Chiesa, Sanchez, Chukwueze, Kovacic, Pellegrini, Zaccaria, Mendes, Marquinhos, Carter, Vickers, Cambiaso, Szczęsny. Ora, sono anche un po' stanchi, forse è l'occasione giusta. La Mola Arena, voglio la bolgia. Forza! Rizzo. Rizzo. Traversa. Il tiro, gol! 1-0 per il Como, la Mola Arena esplode di gioia. Evander con le sue capriole brasileire. Grandissimo tiro di Rizzo che ha illuminato, perché qua l'ha proprio mirata. Traversa, Casadei subito assist e di prima Evander sul polo opposto qua, bravissimo. E brasiliano che premia Casadei per la lettura, per l'assist, per la generosità, lì non è stato avido Casadei e ha fatto brillare per una volta di luce riflessa anche qualcun altro. Sì! No! Manhoef! No, Casale. 1-1. Allora ogni tiro è gol, sappiate questo, lo sapete. La Juve qua non sta perdendo mai, perché dovrebbe perdere contro di noi. Se volevano farci vincere lo scudetto l'avrebbero fatta perdere, ma... Oh, ma scusatemi, ma un rigore me lo date una volta o no? Mai avuto un rigore a favore? Qua miracolo di Szczęsny. Cambi, Ferrari, Medina. Per ora sto così, ragazzi. Devono.
un parking, miracolo, angolo. Via Grönbeck. Ho bisogno adesso di schegge. Schegge rapide. Metto anche Nemeth. Ti prego, Nemmio. È il tuo momento, ti prego. Ero indeciso, avevo paura. Tiro. Paraschesny, bravo Rizzo, bravo Rizzo. Angolo. Ferrari, Paraschesny. Ti prego, è l'ultima occasione. O la va o la spacca. Figurati, figurati se va. 1-1. Ragazzi, abbiamo ottenuto un punto ed era impossibile far di più, eh. Era impossibile far di più. Veramente un capolavoro da parte del Como fare un punto. Potevamo forse addirittura provare a fare qualcosa in più, ma già aver strappato un punto così alla Juve, tanta, tanta, tanta roba. L'affronteremo adesso in Coppa Italia. Questa è una scuola per noi, perché se ci abituiamo ad affrontare squadre come la Juve, l'anno prossimo secondo me possiamo andare in Champions. Siamo maturi perché qua non ci siamo fatti distruggere dietro, siamo rimasti secondo me molto bravi dietro e avevamo fatto gol. Qua abbiamo Nicola Bianco, ingaggio, anche se ormai la primavera si potrebbero anche, secondo me, anche togliere gli osservatori. Allora, questa sarà la prossima partita. Sinceramente adesso ribeccare la Juve un po' pesante. Metto Salai, potrei anche tenere la squadra della scorsa partita perché hanno retto bene. Forse siccome Medina non aveva fatto benissimo, stavolta mettiamo Ranocchia e Iglesias, che se serve uno dietro mettiamo Iglesias. E poi servirà sicuramente Perin al posto di Parkin. Allora, Perin fra i pali, direi che la squadra è questa. Cioè, io provo a giocare questa, poi giocheremo un'altra volta l'altra. Loro forse con noi hanno fatto pure un mezzo turnover, ma non completo, perché Cambiaso è già, parte già stanco. Loro hanno Sule, Vlahovic, Chiesa, Kovacic, Blas, Camara, De Vrij, Marquinhos, Mendes, Cambiaso, De Vrij fastidioso, Kovacic più che altro era insuperabile la scorsa volta. Va bene, siamo in casa loro, quindi loro tengono la maglia bianconera, noi con la nostra maglia in casa, se no non si capisce niente. Magari al ritorno facciamo un cambio di maglia, se no vediamo sempre la stessa partita. Coppa Italia, di solito queste partite la Juve nel suo stadio non le sbaglia mai, quindi stiamo molto attenti. Sarà difficilissima, ci va paradossalmente di fortuna che abbiamo il ritorno, quindi anche se non dovessimo vincere questa, al 90esimo si fischia la fine e si fa in casa nostra il ritorno. Quindi questo è l'unico piccolo spiraglio di vantaggio che abbiamo per arrivare in finale. Evander, Paraschesny, ecco, non deve succedere questo, cioè questa era un'occasione subito per segnare e iniziare a mettere pressione, anche perché mi sa che vale ancora per la Coppa Italia il gol fuori casa. Ci riprova, e stavolta non sbaglia, Evander, 1-0 per il Como, ancora lui, ancora contro la Juve, Como in vantaggio in semifinale di Coppa Italia, un gol clamoroso da fuori, il brasiliano è impazzito, 1-0, 1-0, ecco perché si lamentava, perché è molto in forma, Evander, rivediamo, ragazzi, qua si è spostato De Vrij, ha fatto l'errore De Vrij di spostarsi, l'evanescente, 1-0 al sesto, se vale ancora la regola del gol fuori casa, questo è un gol molto pesante con cui aprire una partita. Ferrari, fuori. Va bene, ragazzi, va bene, continuiamo. Adesso è il momento di mettergli, di sparargli la sabbia negli occhi. Dentro, Jackson. Il tiro. Paraschesny, la palla resta lì. Attenzione! Si salva la Juve col palo, ma Marquinhos qua aveva scavalcato Szczęsny e stava venendo un pasticcio monumentale. È il momento Juve. Il tiro miracolo di Perin, il grande ex. Ferrari. 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 Il tiro! E si incazza Ferrari, ma qua va saltato Nuno Mendes, non è da poco. Ugrinic. Andremo sul primo. Ferrari ancora, Szczęsny. Il Como è arrabbiatissimo e soprattutto Ferrari grande, carichissimo. Andiamo avanti così, Bellanova. La palla resta lì nel mucchione. Ancora angolo. Martinelli. Dopo vediamo, nel caso tolgo Rizzo metto Ranocchia. Mamma mia ragazzi, che gol sta per fare Evander. Cambio, Cassiopea dentro. Dai, dai, adesso tocca a te. Casadei. Non ci credo, non ci credo. Cosa aveva fatto Casadei? Mi viene da piangere. Cosa aveva fatto? Suola di qua, suola di là, tiro traversa. Mamma mia, tra Attila e Casadei, scusate, vabbè, due pazzi, attenzione. Palla dentro.
Gol! 2-0 Casadei. Martinelli bravissimo ad andare in profondità. Palla al centro per Casadei. Che fredda! Szczęsny, rivediamo Martinelli, clamoroso. È sempre lui a illuminare la costellazione sopra Como. Da quando c'è lui, ragazzi, di notte non serve neanche accendere i fanali della macchina. Tiro. Gol! 3-0 Jackson! 3-0 al Juventus Stadium! 3 gol fuori casa! Con la regola del gol fuori casa! Ed è finita qua, ragazzi! Al ritorno devono fare 4-0. Col 4-1 passerebbero loro. Oieda, purtroppo è arrivato. Appena entrato, dà quel filo di speranza ai bianconeri per il ritorno. Fischio finale 1-3 allo Juventus Stadium, Allianz Stadium, 1-3 per il Como, che accoglierà la Juve in casa. Juve che dovrà, col 2-0 non passa, deve fare 3-0. No, col 2-0 non passa, deve fare 3-0. Deve fare 3-0. Nel frattempo 1-2 a Venezia, quindi anche la Samp favorita potrebbe essere un Como Samp per la finale di Coppa Italia.